Ciao a tutti ragazzi, come state? Tutto bene? Io sono il Mago Harry e vi do il benvenuto a un nuovo video tutorial. In questo video impareremo assieme il gioco della Clock Prediction. Un gioco molto semplice nel quale cercheremo di prevedere l'orario scelto da uno spettatore all'interno di un orologio magico. Io direi quindi di non perderci troppo in chiacchiere e andiamo subito a vedere la performance. Ciao, buongiorno, io sono il Mago Harry, tu come ti chiami? Ciao, io sono Matilde. Ciao Matilde, senti, se me lo consenti stamattina vorrei fare con te un esperimento di mentalismo, un gioco di lettura del pensiero. E stamattina infatti parleremo del tempo. Secondo te cosa è il tempo? La quarta dimensione. La quarta dimensione, diciamo dai che il tempo è un insieme di momenti, ok? Va bene. Un insieme di momenti collegati che tra loro. Scorrono. Che scorrono tra loro. Benissimo, allora quello che ti chiedo di fare adesso è di pensare a un ricordo preciso, bello, brutto, indifferente. Okay. Ti ricorderai più o meno a che ora è successo questo ricordo? Sì. Perfetto, quello che ti chiedo è di visualizzare all'interno del mio orologio l'orario in cui è successa quella determinata cosa, quel ricordo. Visualizzalo, okay. Non dirlo ad alta voce, mi raccomando. Va bene. Quindi cercherò di fare una previsione sull'orario che hai scelto tu associandolo a quel ricordo. Va bene? Va bene. Adesso, quello che ti chiedo di fare è questo: ogni volta che io dirò clock, tu dovrai sommare 1 al numero che hai visto all'interno dell'orologio. Ad esempio, se hai scelto il 9, ogni volta che senti clock, farai 10, 11, 12 e così via. Nel momento in cui arriverai a 20, dovrai fermarmi. Ok. Ok? Clock, 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 clock. Fine. Allora, pensa bene a quel ricordo, ce l'hai in mente, sì? Io ce l'ho in mente il tuo ricordo. Concentrati sull'orario. Guarda intensamente l'orologio. Secondo me, il tuo ricordo si è verificato alle 10. Sì. Ta-da! Bravo! Questo era il gioco della Clock Prediction. È possibile prevedere l'ora pensata da una persona senza che questa l'abbia detta esplicitamente? Ebbene sì, con un piccolo trucco lascerete a bocca aperta tutti i vostri amici. Ho deciso di dividere questo video tutorial in due parti. Nella prima parte vedremo appunto come costruire questo orologio magico. Nella seconda parte vedremo come è possibile leggere nel pensiero dello spettatore. Quindi ci trasferiamo subito al tavolo e vediamo come costruire questo orologio. Bene, per costruire l'orologio della Clock Prediction abbiamo bisogno di un paio di forbici, un pezzo di cartone, un tubetto di colla stick, un pennarello e la stampa dell'orologio. La stampa dell'orologio la trovate disponibile sulla mia pagina Facebook e Instagram, Mago Harry Palmieri. Se non l'avete ancora fatto, seguite la pagina e lasciate un mi piace. Per prima cosa prendiamo la stampa e iniziamo a ritagliare l'orologio. Abbiamo ritagliato il nostro orologio, lo posizioniamo sul cartoncino e con il pennarello tracciamo le linee di contorno. Una volta tracciate le linee di contorno, avrò una sagoma in cartoncino dell'orologio che avevo stampato in precedenza. Ora non mi resta che ritagliare il cartoncino. Ritagliato la sagoma in cartoncino, non dovrò fare altro che incollare con la colla stick la stampa dell'orologio sul cartoncino che ho appena ritagliato. Il risultato finale sarà più o meno quello che vedete qui. Avremo così costruito l'orologio per la Clock Prediction. Se volete nascondere l'effetto del cartone, potete dipingere il retro dell'orologio di nero come ho fatto io.
Ora che abbiamo costruito il nostro orologio, è arrivato il momento di scoprire qual è il trucco che ci permetterà di leggere nel pensiero del nostro spettatore. Per prima cosa chiederò al mio spettatore di ricordare il numero 20. Successivamente gli chiederò di scegliere un orario guardando i numeri all'interno del mio orologio magico. Assicuratevi che lo spettatore scelga un numero intero. Orari come le 9 e un quarto, le 5 e mezza o le 2 e 45 potrebbero compromettere la riuscita del numero. E una volta fatto questo, annuncio che ogni volta che io dirò la parola clock, lo spettatore dovrà sommare 1 al numero che ha scelto all'interno dell'orologio. A prescindere dal numero che il nostro spettatore avrà scelto all'interno dell'orologio, noi dovremo ricordarci del numero 7. Ogni volta che diremo clock, infatti, scorreremo i numeri dal 7 in senso antiorario, uno alla volta, e nel momento in cui lo spettatore arriverà a 20, ci troveremo esattamente sul numero che ha scelto. Se ad esempio il mio spettatore dovesse scegliere il numero 12, partendo dal numero 7 dovrò scorrere in senso antiorario sino a quando non mi dirà stop. Una volta che il mio spettatore arriverà a 20, io mi troverò esattamente sul numero che aveva scelto all'inizio. E per rendere l'effetto ancora più credibile, è sempre meglio accompagnarlo con una storia che sia credibile per il nostro spettatore. Vi ho parlato del tempo, dei ricordi, e questo aiuterà lo spettatore a sentirsi ancora più partecipe dell'effetto che stiamo presentando. Fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto e se siete riusciti a costruire l'orologio della Clock Prediction. Noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi e un magico saluto dal mago Harry. Ta-da!